differenze tra le varie regioni della Germania, che poi non si chiamano regioni, ma sono stati federali. Ricordiamoci questa cosa, c'è una bella differenza. Differenze tra i vari stati federali della Germania, per esempio, quelli che si trovano ad ovest, gli stati federali dell'ovest, non si trovano ad est. Quelli dell'est non si trovano ad ovest, quelli del sud non si trovano al nord e quelli del nord non si trovano a sud. Tanto dal punto di vista lavorativo, dove caschi? Caschi bene in Germania. Lavoro ce n'è dappertutto, sia al sud, sia al nord, sia all'ovest che all'est. Caschi bene, ragazzi, non è come in Italia che magari tra nord e sud c'è una differenza abissale dal punto di vista lavorativo. In Germania no, c'è un po' di differenza, scusate, che c'entra, però il lavoro si trova bene o male ovunque e ben pagato. Anche i salari sono molto ben proporzionati al costo della vita. Anche se vai nei paesotti più dispersi del profondo est della Germania, fare discorsi del tipo ma nelle regioni, che poi non si chiamano regioni, ripeto, dell'ovest della Germania c'è più lavoro. No, magari c'è più lavoro in un campo, però magari nella ex Germania dell'est, nella ex Germania della DDR, c'è più lavoro in un altro campo. Prendiamo Berlino, dove mi trovo ora, al Tempelhof, parco Tempelhof di Berlino. A Berlino, che pur trovandosi nella parte est della Germania, fa un po' un discorso a parte Berlino, però geograficamente si trova nella parte ex DDR della Germania. A Berlino c'è più lavoro nel campo della programmazione, per esempio startup, come ho detto più volte, nel campo dell'IT, rispetto a, che cavolo ne so, rispetto a un Düsseldorf o un Duisburg, dove magari c'è più lavoro nel campo dell'industria. Dunque, in tutti i due casi c'è molto lavoro e i lavori sono ben pagati, ma in campi diversi. Basta fare questi discorsi dal tempo che fu. Ora siamo nel futuro, il futuro è presente e di lavoro ce n'è a bizzeffe ovunque in Germania, anche nella parte ex DDR. Non è come una volta, dove tra la DDR, la parte DDR e la parte ovest della Germania c'era una differenza abissale. Oramai è finita da un pezzo quella parte di storia. Oramai, per mia esperienza, di lavoro ce n'è a bizzeffe dappertutto, in tutti gli stati federali, non regioni, ricordiamoci. Sono cose differenti, non è come in Italia dove abbiamo le regioni, qui si hanno gli stati federali che a livello di potere, diciamo, hanno più una situazione singolare rispetto, che ne so, a una Lombardia e un Piemonte, rispetto a un Berlino e un Amburgo, o un Berlino e una Baviera, dove la differenza è ancora un po' più accentuata per gli standard tedeschi sempre. Ma ragazzi, da questo stupendo parco, sempre vuoto la mattina almeno, un caro saluto dal Buzzo, ciao ragazzi!